Siamo in compagnia di Daniela del Bed and Breakfast in località Tessari, a proprio 2 minuti dalla ciclabile. Una piccola realtà nella zona, com'è nata? È nata da un'idea che avevamo da parecchi anni, già avevamo una stanza diciamo indipendente col suo bagno, abbiamo fatto lavori di sistemazione e siamo partiti. La vostra clientela da dove arriva? Ecco, principalmente sono stranieri ciclisti, diciamo che non è noi che giriamo il mondo, ma il mondo, mondo che viene in casa da noi, ci porta tutte le novità e è bellissimo. Qua da noi soprattutto arrivano delle persone, io le chiamo particolari, hanno quel qualcosa in più che tu non gli dai solo la stanza e la colazione, ti arricchisce proprio dentro. Noi abbiamo, siamo qui nella Val d'Adige, quindi con questo bel territorio che adesso la ciclabile ha valorizzato, abbiamo il fiume Adige, poi abbiamo il nostro bellissimo Monte Baldo che in 10 minuti ci si arriva, poi in 15 minuti siamo già a Bardolino sul nostro bellissimo lago, quindi... Poi vicino a noi ci sono 3 tipi di parete per gli amanti delle arrampicate. Abbiamo un garage dove mettere alla notte il deposito delle biciclette e una piccola officina dove uno, se ha bucato, può riparare. Questa ciclabile che abbiamo noi, la ciclabile Adige Sole, viene chiamata l'autostrada dei ciclisti. Ecco, quindi speriamo che continui a aumentare come ha fatto quest'anno e sempre di più.